Del corso. Sì, l'idiota del corso di latino, lo so. Sono totalmente fottuto. La verità è che non ho mai fatto sesso con nessuno, se non con me stesso. Ma quest'anno ho intenzione di cambiare le cose. Billy, apri, sono Nick. Allora indovina. Che cosa? Mi hanno quasi fatto il pompino oggi. Non ci credo. E chi? Una ragazza del locale. Una spogliarellista. Meno lavoro per me. Ricky! Salve, signora Bender. Ok, alza la mano se hai qualche domanda. I nomi sono stati cambiati per una questione di privacy. Mamma, sul serio? Avanti, vodka! Andare sobri alla riabilitazione è come fare una lezione di tennis senza racchetta. Ognuno in questa storia è colpevole di qualcosa. Sono qui per rappresentare il signor Stevens. Vorrei rimanere da sola con il mio cliente. È sicura di tirarmi fuori? Ragazzino, ho tirato fuori più gente di quanto vorrei ricordare. Ero pazzo di lei. Il suo nome, Nina Pennington. Non pensi che tu stia guardando un po' troppo oltre? Tu chi sei? Sono la santa protettrice degli adolescenti. Vuoi aiutarmi a conquistare Nina Pennington? Ciao, Rick. Ciao. Non sono un cazzo di genio, sono un santo. Dio, questa Nina Pennington. Cosa provi davvero? Fa l'uomo! Siete tutti in arresto! Comportamenti molto cattivi. Grazie. No. No. Dal 4 settembre al cinema. J.J. Abrams apre lo scrigno dei segreti per dare nuove indiscrezioni sull'identità di alcuni villain di Star Wars Episodio 7. Secondo la Latino Review, gli antagonisti principali del film saranno gli Inquisitori, introdotti come difensori dell'ordine dei Sith. Il capo degli Inquisitori sarà una creatura per metà cyborg con una mano robotica. Nel film anche una sequenza di flashback con la comparsa di Darth Vader. Oh, noi non vediamo l'ora, voi? Presto ulteriori dettagli su questo fantastico episodio di Star Wars, quindi al prossimo video. Ciao a tutti!